Salve, benvenuti a una nuova edizione del Premio Nazionale del Catetere, il Festival di Sanremo. Io sono il vostro conduttore Pierluigi Masticanatiche. Vi presento la nostra orchestra, musicisti validissimi sottopagati costretti a suonare canzoni che gli fanno rivalutare tutte le loro scelte di vita e che quindi per ripicca le suoneranno invecchiandole di 60 anni. Possiamo cominciare? Ah già, dimenticavo. Anche quest'anno dobbiamo strizzare l'occhio ai social perché dopo aver passato anni a demonizzarli sui TG abbiamo visto che non possiamo sconfiggerli. Quindi ecco la mia spalla, la persona che amate tanto odiare, l'influenza. Ma se do il mio compenso in beneficenza? Sta zitta, sei pagata con i nostri soldi! E ora cominciamo con la parte che non frega più una minchia a nessuno, le canzoni. Ciao, io sono la donna che è stata selezionata solo perché canta la canzone femminista. E anche quest'anno la quota rosa ce la siamo levata dai coglioni. Tu non conti, sentiamo. Maschio bianco, figlio di puttana, maschio bianco. Dischi di platino e santificazione di Frida in massimo 2 ore. Il prossimo. Ciao, io sono l'artista sovversivo che proporrà uno show dissacrante e parzialmente blasfemo su un palco filo cattolico. Ok, programma dell'esibizione. 2 gorgheggi, mezza chitarra e segno della croce mentre sono a petto nudo. Perfetto, cattolici triggerati e politici indignati che hanno una scusa per fare campagna elettorale. Il prossimo. Ciao, io sono l'artista decrepito a un passo dal creatore che vanta più presenza a Sanremo che Berlusconi in tribunale. Lascia che te lo dica, nessuno sentiva la tua mancanza. A parte i nostalgici ultra-ottantenni, ovviamente, e quindi il 95% del nostro share abituale. Sentiamo! La vita, l'amore, il sentimento... Il mio frenulo sta impiccando le mie palle. Ma almeno la musica... Sta zitta, sei pagata con i nostri soldi! Ma che cavolo! Bene, prima di sentire la prossima lagna, è il momento del monologo sovversivo del VIP di turno. Vi spiazzerà per il suo coraggio. Io penso... che la guerra sia sbagliata. È arrivato il dottor Grazie al Cazzo, ecco i tuoi 74 milioni di euro. Siete pronti per un'altra mandata di brani? Preferirei farmi fare l'esame della prostata da Wolverine, coraggio! Ciao, noi siamo gli artisti trapassati che non si caga più nessuno, la cui unica speranza è far leva sull'effetto cringe. Perfetto, sapete benissimo di non avere nessuna chance nella gara, ma grazie all'effetto meme ci aiutate per la diffusione sui social. E di riflesso noi otteniamo qualche ospitata in discoteca prima di tornare nell'oblio dei meme defunti. Sentiamo. Voglio un anal... Colico Zanzan. C'è veramente stato un tempo in cui eravate seriamente in classifica e ancora non c'era la cultura dei meme. E poi mi dicono che la musica di una volta era meglio. Beh, secondo me è... Sta zitta, sei pagata con i nostri soldi! E Belin però! Il prossimo! Ciao, io sono l'artista di sinistra che scrive una canzone contro il capitalismo indossando un completo di Dior. Sentiamo. La sinistra, i soldi, governo ladro. Perfetto, per quest'anno venderei bene. E dal prossimo sono fottuto nel braso perché mi daranno del venduto per essere venuto qui. E con buona ragione. Il prossimo. Ciao, io sono l'artista giovane che duetta con un altro giovane per affermarmi in un contesto di vecchi. Venduto! Ciao, io sono l'artista vecchio che duetta con un giovane per sembrare giovane in un contesto di vecchi. Venduto! Ciao, io sono l'artista giovane che duetta con il vecchio per acquisire credibilità tra i vecchi. Non profanare un classico! Ciao, io sono l'artista vecchio che duetta con un altro vecchio per rinforzare la presenza tra i vecchi. Mummie di merda! E non vi va bene un cazzo, però. Sta zitta, sei pagata con i nostri soldi! Ma vaffanculo! Buonasera, arrestata influencer che dice parolacce in diretta al festival. Sono questi gli esempi che vogliamo dare ai nostri figli, il mondo sta andando a bagasce. E adesso le altre notizie. Il giovane comico Fiorenzo Stipulaminchia è appena stato premiato per la comicità innovativa, politically correct e che glorifica l'omofobia. Però ehi, non ha detto parolacce, quindi si meritava un premio. E questo è tutto, buonanotte. Ah, il presidente è stato arrestato per omicidio, di quello ne parliamo domani sera. Adesso se volete potete cambiare canale. Mi dicono che non dovete cambiare canale. Guardate questo video della Apple. Non è un video della Apple, cioè un video sulla Apple. Però io... questi sono fogli bianchi, sto leggendo letteralmente il nulla. E ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Grande E. Aia, che cazzo era?